Per quanto riguarda l'aspetto ritmico, la differenza sostanziale tra la cultura europea e quella africana si manifesta nel dato evidente che quella del vecchio continente adotta un sistema di notazione di tipo divisivo, quella africana di tipo additivo. Quando abbiamo studiato per la prima volta il solfeggio, ci è stato sottoposto il famoso schema ad albero di Natale, quel disegno che mette al vertice sempre la figura musicale di durata maggiore, generalmente la semibreve, per poi vedere quest'ultima divisa sempre della metà, fino a raggiungere figurazioni sempre più piccole. La concezione ritmica additiva prevede l'esatto contrario. L'unità di riferimento è la più piccola possibile e le unità più grandi vengono costruite come somma di innumerevoli unità più piccole. Nella musica africana, questa concezione del ritmo è presente già nell'era paleolitica, tra le popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta. L'asse portante della musica africana è dunque una sequenza, teoricamente infinita, di piccole unità ritmiche tutte uguali. Non è indispensabile che qualcuno suoni tutta la sequenza. Questa, in maniera sottintesa, viene ugualmente percepita dall'ascoltatore. Il principio di base è questo. Poniamo il caso che vengano impiegati due percussionisti.